Da piccolo sono stato sempre attirato da ciò che indirettamente mi arrivava come illustrazione. Poteva essere un venditore che veniva dalla bottega di mia zia che aveva illustrato delle cose. Io ho cominciato il carabocciato, da molto piccolo. Ho dipinto fino ai 20-21 anni con una certa continuità, illustrazioni, vignette e cose. Dopo mi niente a navigare. Un poco un Golfo Persico, un poco Nord Europa, molto in Sud America. Il viaggio di influenza ti affascina, in Sud America specialmente. Dopo tornai, dopo anni, e ricominciai piano piano. Ho venuto a Romanato Tepi, e qui, piano piano, ho incominciato con gli inchiostri di china, con le tempe, perché l'olio non lo volevo più. Non lo volevo più usare, che mi dava fastidio. Dopo ho scoperto gli acrilici similari dell'olio per andare sulla tela e piano piano. Io uso tutto questo. Ando, stevo, chi la chiedeva in mezzo. Quando trovavo mia zia che faceva i tessuti, mi prendevano un cartone e portava la coppia. Che può concentrare, che può fare, chi deve il dopo quello, lì c'è stato. Dunque, vicino a Barmaria c'era un negozio che è di mia zia che mi ha cresciuto. Io vivevo lì. Pitto, Severo Umberto Barmaria. Maria era una cugina di mio padre, quindi per me era simili. Era un bar che dopo potevano confluire varie persone, pure chi le caiucava a casa, specialmente a me. Vivevo quell'ambiente, mi sopportavo uno, detto in dialetto. La piazza, questa si chiama Piazza Pontone. E lì vivevo, mi affascinavo, li sognavo, li rivedevo. Dopo, semmai più dopo, focalizzavo delle questioni. Quello là che mi affascinava di più, un pittore a mia zavia che metteva un cavalletto e portava io e guarda. Quando veniva un pittore, armava, per dipingere il panorama, armava una scala di cruce. Tu arrapiva l'occhio. Capito? Amarone, venivo per niente, più grossi, più pizzi, più cose, i vari colori, i vari colori, mi dentro. Dopo ho incominciato a usare i pastelli a cera, i cosi, capito? Scritto. Camminavo per Procida con la cartella sotto un braccio. Facevi molti ritratti allora. Infatti ogni tanto mi arriva qualche ritratto degli anni 60. Di persone che ci avevano fatto un risalto. Dopo nacque il MacP, erano i primi anni. Esistevo un quarto nautico, un terzo quarto nautico. Però poi incominciai a illustrare qualcosa sul MacP, il MacP 100. La vignetta 1, la vignetta 9. L'invito, un schizzo mio. Nei quadri c'è l'ironia. Pinocchio è venuto già dopo. Prima di Pinocchio c'è l'ironia. Dopo ho scoperto Pinocchio, che mi ha incanalato nel scoprire l'uomo. Perché io, a me non mi interessava dipingere i panorami, cioè li uso pure per raccontare altre cose. E quindi il Pinocchio mi è stato di guida per raccontare l'uomo, per raccontare l'emozione, per raccontare
il concettuale della vita di un uomo. E io cito sempre la frase di Benedetto Croce: il legno da cui è intagliato il Pinocchio e l'umanità. Ma io ho conosciuto Pinocchio molto piccolo, perché io stavo con mia zia, però i miei stavano a Napoli, vicino San Biagio dei Librai, il primo del dopoguerra. Mio padre mi regalò un libro usato di Pinocchio, che mi affascinava. Dopo piano piano scopri cosa. Il nome ti fa pensare, quindi diciamo che Pinocchio è l'uomo. Non è che solo in un altro. Pinocchio è molto bravo, è molto cattivo, è molto... cioè, i vari aspetti dell'umanità, è molto bucciato, è molto santo, è molto cose, capito? E la mia traduzione e introduzione del Pinocchio foriano a Forio, perché il Pinocchio normale si sente che vive in Toscana, questo invece deve sentirsi a Forio. Cammina, 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 fino a quando in scureta notte arrivavano Secco e Srutto e Ufizio Srutto alla cantina di Francesco Srutto. A Fimmene ne piccoli c'era tanto per mangiare un morso e per non riposare qualcosa. A via mezzanotte l'oppo non camminavamo nata volta così, lo suamo. Quando schiara io ho sentato i miei terzi miracoletti. Trasuto da sta cantina, tutte e tre si aspettavano a tua sua Natale, ma nessuno teneva fame. Amicizia, piscinelle, per via che teneva la trippa intufata, si aveva fatto fare un lavatino. Perciò si mangiava solo 25 freghi a pezzaiuoli e una quindicina di tonne fritte che scapeggia la coppa. E pull-up, la scafanaia e il rip da solito. A volte avessi scritto qualcosa, ma un mierda che l'aveva messa a legge. E perciò, per il caffè un sommato, si faceva purtroppo, non cantaria di pepere, pepere, e brodo, e carne e ossa. Con un mezzo finito, tu mettevi la legge. Stop, giusto, giusto. Non pare con i giusti, cucinetti con vino, come fanno a panza. L'oppo veramente non potete toccare più niente perché tenevano ogni stomaco, cazzo. Non si può usare. Pinocchio, mischia niente. Non provavo proprio da niente. Solo qualche sgariglia in auce, con un trozzo le pane. E su un manetto pure qualcosa in due piedi. Un muro guagliavano con pensiero, sempre che gli uccini e terra si sentiva un stomaco fino fino che non toccava proprio niente. Era una vasta ermana, era amica di tutti, gli artisti e non artisti. Era una vasta ermana, ha creato la boutique nell'isola di Ischia e io vendevo i tessuti nel negozio di mia zia. Elena si veniva a cattare i tagli di tela Spazzino. La tela Spazzino era la ginseria di allora e lei tagliava, era molto in grado. Il primo colpino nacque da un personaggio che stava ospite di Elena Wasserman, Giovanni Rubino. Viveva Forio, viveva così e ne nascette un colpino che dopo è stato ripreso dopo anni. E dopo anni andavo. Eravamo in un gruppo che a un certo punto si parlò. Mi manca l'incontro del personaggio, non di pittore, ma di persona, di cosa. Poteva essere chiunque, capito? Diciamo, sono contento di fare un incontro con amici. Tu mi hai dato una mano, lindo una mano, però
non tengo la porta e non tengo un cielo. Mi trovo coinvolto e sono contento.